Buongiorno a tutti, anche da casa per chi c'è. Quindi cominciamo il nostro terzo laboratorio dal basso sulla facilitazione dei processi partecipativi ed è con grande onore che oggi abbiamo qui Anna Rades. Per la prima volta in Italia e con mio grandissimo onore, esattamente un anno fa ci siamo incontrate a Findhorn, nell'ecovillaggio in Scozia dove lei vive, e ho detto io voglio questa donna in Italia, e finalmente dopo un anno questo sogno si realizza, quindi sono profondamente grata. E lei è un'insegnante di, ma si presenterà da sola meglio, è inutile fare tutte le cose, lei è molto più brava di me a dire tutte le milioni di cose che fa e ha fatto. E grazie a tutti per essere anche qui, perché so che tanti hanno viaggiato a lungo per arrivare e fare questo corso, quindi grazie. E lei è la nostra traduttrice, Cristina, e che magari poi dirà qualche cosa anche sulla traduzione, se qualcuno, ma comunque faremo sempre traduzione non in simultaneo, donna mia, ma è potente questo. Questo sì. Prova, ok. Thank you, Melania. I think I want to start by saying that I am here today because of you. Voglio iniziare dicendo che io sono qui oggi per voi. So thank you. E quindi vi ringrazio. I wouldn't be here otherwise. Altrimenti io non sarei qui. So my name is Anna Rhodes Castro. Quindi mi chiamo Anna Rhodes Castro. And I was born in Spain. Sono nata in Spagna. I understand Italian. Capisco l'italiano. If it's not too fast. Se non parlate troppo velocemente. Yeah. My natural tongue is English. Is Spanish. Però la mia lingua madre è lo spagnolo. I think. Credo. I think the family of my dad is English. La famiglia del mio papà è inglese. La famiglia on my mom's side is Spanish. E dalla parte di mamma sono spagnoli. And I've been living in Scotland for 22 years. E sono ormai 22 anni che vivo a Scozia. I am 37 years old. At this moment in time, I think. Ho 37 anni, credo, in questo momento. Some days I'm 5. Ci sono giorni che ne ho 5 di anni. Yeah. And some days I feel 100. E altri giorni sento di averne 100. So difficult to know. E quindi è difficile, no, sapere quanti anni si ha. So maybe I say a little bit about why I do this work and where it comes from. Voglio spiegarvi un po' perché faccio questo lavoro, perché faccio quello che faccio e le origini. For many years when I was younger I felt hopeless about my personal life and the world situation. Quando ero più piccola, per molti anni mi sono sentita veramente senza speranza, priva di speranza per la mia situazione personale e per il mondo. And I felt that whatever I did was just not good enough. E mi sentivo che qualunque cosa facessi non fosse sufficiente. So I decided to try drugs to see if that would help me to forget. E quindi ho deciso di provare le droghe per vedere se questo mi aiutava a dimenticare. It didn't help. Ma non è servito. It got worse. In realtà le cose sono peggiorate. And then I decided to get into lots of conflicts with people and hate. E poi ho iniziato ad entrare in conflitto con tante persone e provare odio. It didn't work either. E neanche questo ha funzionato. And then I decided to eat away my feelings.
E poi ho deciso di mangiare per cercare di nascondere, un po' dimenticarmi dei miei sentimenti. And I got very sick doing e mi sono ammalata tantissimo nel farlo. And ended up in the psychiatric system. E in questo modo sono finita nel sistema psichiatrico. So it didn't work. E quindi non ha funzionato. So after different tries, quindi dopo vari tentativi, I realized that I had to look for my sense of meaning in life, that I the most important thing was to find what inspired me about life. Ho capito che la cosa più importante quindi era capire un po' il senso della vita, che cosa mi ispirava proprio nella vita. So I left home when I was 17 years old. E quindi a 17 anni sono andata via, ho lasciato casa. And I went looking for inspiration in many different places. E sono andata in cerca di ispirazione in tanti luoghi. And I ended up in an eco-village called the Finnhan Foundation in the north of Scotland. E quindi sono finita in un ecovillaggio nel nord della Scozia. And when I got there, e quando sono arrivata là, for one month, per un mese, I thought I found paradise. Pensavo di aver trovato il paradiso. One month. Per un mese. It was like falling in love. È come se mi fossi innamorata. It lasted one month. Ma è durato appunto un mese. After one month, e dopo un mese, I realized that Finnhan was full of people as difficult as me. Mi sono resa conto che questo luogo era pieno di persone con tante difficoltà quante ne avevo io. So my falling in love dream just fell. E quindi questo mio sogno di essermi innamorata è totalmente crollato. And for the next month, e il mese seguente I went back to my old patterns. Sono tornata ai miei vecchi schemi. And I hated Finland. E ho odiato Finland. Yeah. And it didn't work. E neanche questo ha funzionato. So I went to one of the founders of Finland. E quindi sono andata, ho parlato con uno dei fondatori di Finland. And I she's now 95 years old. Es una mujer. No. She is now 95. È a 95 anni, la fondatrice. And she's now like my grandmother. E oggi è come se fosse mia nonna. So I went to her. E quindi sono andata da lei. And I said, this place is shit. E le ho detto, questo posto è una merda. It's not it's not helping me. Non mi sta aiutando per niente. I feel worse. Mi sento peggio in realtà. And she said to me. E lei mi ha risposto. She said to me, Anna, dicendomi, Anna, the only home you can find is inside yourself. L'unica casa che puoi trovare è dentro di te. Yeah. And you know very little about the true meaning of love. E sai molto poco del vero significato dell'amore. So she said to me, while you are here, e quindi mi ha detto, mentre sei qui, if all you learn to do, se anche l'unica cosa che tu dovessi imparare a fare is to wake up in the mornings, è svegliarti la mattina and look at the day, e così osservare la giornata and say, welcome home, e dire benvenuta a casa, then you will die well. Beh, allora morirai bene, farai una buona morte. So that day I decided, e quindi quel giorno decisi to change, di cambiare. And I did many things in Finland. Ho fatto molte cose in Finland. I became a gardener. You became a? A gardener. E sono diventata giardiniere. I learned to love nature. E ho imparato ad amare la natura. And to let nature love me. E a lasciare che la natura ami me. And it was difficult. Ed è stato difficile. When it was raining. E quando pioveva. And dirty. Ed ero sporca. I was like shit. Ero come. I can't love this. Era bruttissimo. I want to be in the heat. Io volevo stare al caldo. With prosecco. E con un bel prosecco. Yeah. But I had to learn. Ma dovevo imparare. And then I did other things. E poi ho fatto altre cose. And at the end, the last 10 years in Finnhorn. Yeah. Gli ultimi 10 anni. In I became for 5 years
responsible for the spiritual and personal development of the whole system. Negli ultimi 5 anni sono diventata responsabile dello sviluppo spirituale e personale dell'intero sistema. And after that, I did 5 years as the director of the whole organization. E dopodiché, per gli ultimi 5 anni, poi ho lavorato come direttrice dell'organizzazione. And during that time, I trained myself. E in quel tempo mi sono allenata, mi sono autopreparata. In this methodology called process-oriented psychology. In questo che si chiama psicologia orientata verso il processo. The art of process. E quindi è l'arte del processo. Yeah. And we use this in Finhorn a lot. E lo usiamo moltissimo a Finland. And over the last 5 years I traveled the world. E negli ultimi 5 anni ho viaggiato per tutto il mondo. And I work with executive directors and big companies. Lavorando con direttori generali, con grandi società. And also grassroots, communities, NGOs. E anche con comunità, con organizzazioni non governative. And I dedicate myself and my time to support authentic engagement with the concept of diversity. E quindi dedico davvero il mio tempo nel sostenere l'essere impegnati appunto nel sostenere la diversità. And these three days I just come from Spain from running a 1 year training in this. E adesso ho appena finito un anno di formazione appunto in Spagna in questo. Yeah. So these 3 days is only a window, a small window. E quindi in questi 3 giorni veramente vi offro proprio una finestra, solo una finestra su quello che è. To understand how to support, not to manage. Per comprendere come sostenere, non gestire, ma come sostenere. How to facilitate. Come, not to manage. Come agevolare, non come gestire. Yeah. Processes of change. I processi del cambiamento. Culturally. Culturalmente parlando. Internally. Internamente. Interpersonally. E anche interpersonalmente. Most of us think that we can manage change. La maggior parte di noi crede che possiamo gestire il cambiamento. It's impossible. Ma è impossibile. Change manages you. È il cambiamento che gestisce te. Yeah. You can only have tools. Puoi solo avere strumenti that support you to unfold it. Che ti sostengono per rivelarlo, per svelarlo. Yeah. And change, yeah, has a natural rhythm. E il cambiamento ha un ritmo naturale. Some change is like this. Ci sono cambiamenti che sono così. Mm? Yeah. You can feel it. Lo puoi proprio sentire. And some change is like this. E ci sono altri cambiamenti che sono invece così. Okay. The problem most of us that work in positions of leadership or facilitation. Il problema di molti di noi che lavorano in una posizione di leadership o di agevolatori is that we do not attune to the natural rhythm of the change of that system. È che non siamo in sintonia con il cambiamento naturale di quel sistema. So when it's like this. Quindi quando è in questo modo. I want it like this. Io voglio invece che sia in quest'altro modo. And I come into conflict e quindi with the system. Entro in conflitto con il sistema. And I think, e penso, è terribile. Not good enough. Non va bene. Non They don't know. Loro non sanno. The world, this organization, it's not changing fast enough. Il mondo o questa organizzazione non sta cambiando abbastanza rapidamente. My family is not changing fast enough. La mia famiglia non sta cambiando abbastanza velocemente. My community. It's not changing fast enough. La mia comunità non sta cambiando abbastanza rapidamente. It's not real. Ma non è così. The system is in its rhythm. Il sistema è nel suo ritmo. Your job is to support the natural rhythm. E il tuo lavoro è quello di sostenere il ritmo naturale. So that change, the change that happens, affinché poi il cambiamento che avviene can be sustainable. Possa essere sostenibile. Long term.
in un lungo periodo di tempo. Yeah. Now, some change is like this. Ora, ci sono cambiamenti che sono così. It's very fast. Sono rapidi. You can barely breathe. E a malapena fai tempo a respirare. And things are different. E le cose sono già diverse. Yeah? You know that feeling? No? Conoscete la sensazione, yeah. No? Yeah. When that happens, e quando questo accade, we tend to feel oppressed by change. Tendiamo a sentirci oppressi dal cambiamento. And we feel the victims of change. Ci sentiamo vittime del cambiamento. Can you see the difference when it's like this? Vedete la differenza quando è così? You are the oppressor. Tu sei l'oppressore. Okay? Giusto? When it's like this, quando è così, you feel the victim. E tu ti senti vittima. Of the tempo, Del tempo. So right now in the world, quindi in questo momento nel mondo, we have both. Abbiamo entrambi i sistemi. Yeah? We have some aspects of the world situation. Vi sono alcuni aspetti nella situazione mondiale that are very fast. Che sono molto rapidi. Yeah? Yeah. The economical change. I cambiamenti economici. It's very quick. Sono rapidi. You wake up in the morning. Ci si sveglia la mattina. And your reality is different. E la realtà è già diversa. Yeah? And many of us feel victims. E molti di noi si sentono vittime of the current economical situation. Della situazione economica attuale. Now, if you think about the ecological need for change, then the change that has to do with the relationship to nature. Ma se si pensa al bisogno ecologico che c'è del cambiamento, il cambiamento nella natura, per esempio. So it has to do with the change needed. In relationship to natural resources, the resources of the earth. Questo ha a che fare con un cambiamento di cui si ha bisogno proprio per le risorse naturali della terra. In society. Nella società. It's very slow. E invece è molto lento. And many of us feel. E molti di noi si sentono così. Come on. Forza, dai. The rainforest is gonna die. Perché la foresta pluviale morirà. If we don't change. Se non cambiamo rapidamente, forza. Yeah. So then we go to the streets. E quindi poi andiamo in strada. And we go rainforest. E diciamo, la foresta pluviale, rainforest. La foresta pluviale, rainforest. Forza! And we become terrorists. E noi diventiamo terroristi. Yeah? So this is what I want to support you these 3 days. Quindi questo è ciò che voglio sostenere in questi 3 giorni. I cannot do much in 3 days. Non posso fare molto in 3 giorni. But I can do a lot. Ma posso fare tanto. Yeah? Va bene. So the most important tool in this methodology. Quindi lo strumento più importante in questa metodologia. It's you. Sei tu. It's not all the thousand theories that you have. Non sono le migliaia di teorie che hai. It's the quality of your rhythm. Ma è la qualità del tuo ritmo. Yeah. And the ability to connect your rhythm. È l'abilità di collegare il tuo ritmo with the rhythm of the system you want to be a part of. Con il ritmo del sistema di cui vuoi fare parte. Okay. So process work, I'm going to say a little bit about the methodology. Quindi vi spiego un attimo la metodologia dell'arte del processo. But short. Ma sarò breve. We are going to have today an early break. Oggi faremo una pausa un po' anticipata. The reason why is because this morning I want to introduce you to the key styles of leadership and engagement, rhythm with life. E questo è perché stamattina voglio parlarvi appunto degli aspetti chiave di come entrare in questo ritmo di vita. Yeah. And if we have time, e se avremo tempo, I want to do a small little experience around that. Voglio fare un'esperienza appunto su questo aspetto. If we have time. Se abbiamo tempo. In the afternoon, mentre nel pomeriggio, I want to be more scientific. Voglio essere più scientifica. I want to talk to you about key skills in communication. Parlarvi di abilità chiave nella comunicazione. And I want to practice. E voglio fare un po' di pratica. Because to only come si dice, to only activate this. Perché attivare solo questo is just not good enough. Non è sufficiente. Basically, yeah. We have 5 channels of communication and learning. Abbiamo 5 canali di comunicazione e di apprendimento. One is auditive.
One is auditivo. Uno è uditivo, auditivo. L'altro? Yeah. Which most of us use a lot. È verbale e la maggior parte di noi usa moltissimo, no, questo canale. Another channel is visual. Un altro canale è visivo. Has to do with what you see. Ha a che fare con ciò che vedi. With your dreams. Con i tuoi sogni. It has to do with imagery. E con le immagini. Yeah. Which we also use quite a bit. Che usiamo anche parecchio, devo dire. Mind you, as you get older, man mano che si diventa più grandi, use it less. Si usa sempre meno. Children use it more. I bambini lo usano più di, yeah? No, di più. Now, third channel. E il terzo canale, It's kinesthetic. È cinestetico. Cinetico. It's movement. È cinetico, quindi il movimento. And cinestetico. Yeah, it's movement. Yeah? È il movimento. Yeah. Look the difference if I say to you good morning. Osservate la differenza. Se io vi dico buongiorno, or I say, o vi dico good morning. Buongiorno. Can you see? No. The different impact. Vedete l'impatto diverso? Yeah. So this is very important. Quindi this questo canale è molto importante. Then another one. Is called your sensory channel. E poi l'altro è il canale sensoriale. Which is an internal way of feeling the world. Che è un modo interiore di sentire il mondo. It's like being a tree. È come essere un albero. And the tree feels the rain before it comes. E l'albero riesce a sentire la pioggia prima che arrivi. So to facilitate groups. Quindi per facilitare i gruppi non si può usare solo questo o questo. You need to feel. Bisogna sentire before it happens. Prima che accada. So that is one of the channels, the feeling level. E quindi questo è uno dei canali, appunto, and quello the movement del level. Sensoriale e quello del movimento. That this weekend I'm going to activate. Che questo fine settimana voglio attivare. Most of us. Feel very shy. La maggior parte di noi si sente un po' timidi nel fatto, no, nei movimenti. And most of us hide the way we feel the world. E ci nascondiamo rispetto a come sentiamo il mondo. We talk about the world. Parliamo del mondo. But we are shy. Ma poi siamo timidi. But if you really are interested, ma se sei veramente interessato. Facilitating change. Nel agevolare il cambiamento. And facilitating conflict. E nel facilitare il conflitto. You need to feel the conflict before it lands. Devi sentire, avvertire il conflitto prima che arrivi. So that you can intervene. Così che poi puoi intervenire. Before it's a fire. Prima che diventi un incendio. When it's a fire. Una volta che è un incendio. You need the fire brigade. Allora poi hai bisogno dei pompieri, yeah? No? Dei pompieri. Yeah, but when is a flame, ma quando è una fiammella, you need different skills. Hai bisogno di altre abilità. So, process work, this methodology. Quindi l'arte del processo, questa metodologia, many areas. Lavora in molte aree. And I have trained for many years. In all of these areas, I'm also a therapist. E io sono una terapista e ho formato per molti anni in queste varie aree. But this weekend we are not going to focus on the therapeutic side, which is extreme states, alti states. Yeah? Ma questa settimana non lavoreremo su questi aspetti, tipo sugli stati alterati. Which is like depressions, addictions. Anxiety, che sarebbero depressioni, ansietà, dipendenze. Which, if you really want to facilitate groups, che invece se si vuole veramente facilitare i gruppi in queste aree. When I do a long-term training, I teach about this. Quando faccio una formazione più lunga, in genere insegno su questi elementi. Because you need to understand how to support a depression. Perché bisogna comprendere come sostenere la depressione. System, yeah? Systems get depressed. Perché i sistemi si deprimono. Like people. Come le persone. But we won't do this part, yeah? Ma non lavoreremo su questo aspetto. No. But we are gonna work mainly with this. Ma lavoreremo soprattutto in quest'area. World work, which is diversity work. Il lavoro sul mondo, che poi è il lavoro sulla diversità. Systems. I sistemi. Organizations, organizzazioni, teams, squadre, groups, e quindi gruppi. Yeah?
We're gonna focus here as well. Poi ci concentreremo anche in quest'area. Because part of this is this, perché relazione. Una parte di questo è dato proprio dalle relazioni. We are gonna focus on this. Lavoreremo, ci focalizzeremo sul lavoro interiore. Yeah. And we are gonna focus on that. E sulle dinamiche di gruppo. So, the different roots of process work. Quindi le varie radici dell'arte del processo. One of them is shamanism. Una di queste radici è lo sciamanismo. When I say this to executive people, they go, what? Quando dico questo, appunto, le persone in genere mi fanno, come? Che cosa? I'm not a shaman. No, assolutamente, non esiste. They get very afraid. E quindi si spaventano. But a shaman. Uno sciamano. I've worked a lot in South America. Ho lavorato molto in Sud America. Yeah, with the Quechua tradition, with the native traditions. Con le tradizioni appunto native del and posto. When you go to a shaman. E quando si va da uno sciamano. I go to you and I say I have a problem. Vado da uno sciamano, mettiamo, e dico ho un problema. Yeah. And the shaman says what is your problem? E lo sciamano dice che problema hai? E le dico this. I give him this, a yellow problem. E gli do tipo questo, un problema giallo. Okay. Okay. And the shaman says okay. E lo sciamano mi dice ok. I will take your problem as mine. Prendo il tuo problema e lo faccio mio. Your problem is no longer yours alone. Il tuo problema non è più solo tuo. It's mine now. Ora è anche mio. So let me help. Quindi permettimi di aiutarti. So the shaman with drums or a ritual. Quindi lo sciamano poi con tamburi o con un rituale inizia a fare And travels. And leaves this reality. E viaggia, lascia questa realtà. This physical reality. Lascia questa realtà fisica. And goes into other, the more sensing reality of life. Ed entra nelle realtà più sensoriali della vita. And goes there and goes, E va lì e fa, And then comes back. E poi torna. And gives you something of a different color. E ti dà qualcosa di un colore diverso. Yeah, and it says to you. This may help you. E ti dice questo potrebbe aiutarti. So, that's part of facilitation. Quindi questo fa parte della facilitazione. You facilitate change. E si può facilitare, agevolare il cambiamento. You need to be like a shaman. E per poterlo fare bisogna essere come uno sciamano. The group needs to become you. Il gruppo deve diventare te. So you can't just come to a group and feel detached. E quindi non si può entrare in un gruppo e sentirsi distaccati. This is your problem. Dice, questo è il tuo problema. Yeah, this is not gonna work. No, questo non funziona. You need to be able. Bisogna essere in grado. To have something that is called dual awareness. Di avere una cosa che si chiama consapevolezza duale. Means that you are part of the group. Il che significa che fai parte del gruppo. And you are in touch with the issues. E sei in contatto con le questioni del gruppo. And you are also outside. Ma sei anche all'esterno. So, this means that you are a student. Il che significa che sei uno studente. And a teacher at the same time. E insegnante allo stesso tempo. If you are only a teacher, se sei solo insegnante, you are arrogant. Sei arrogante. You have something called grandiosity disorder. You think you know it all. Hai un disordine di grandiosità, no? Pensi di sapere tutto. Come, I'll give you the solution. Venite a me, vi do io la soluzione, no? Doesn't work. No, non funziona. But if you are over-identified with the pain. Ma se ti identifichi troppo con il dolore. You feel a victim of life. Ti senti poi una vittima della vita. So a shaman can hold two awarenesses. Quindi lo sciamano è in grado di avere due consapevolezze. Now the other part is alchemia and homeopathy, which come together. Poi c'è anche l'alchimia e l'omeopatia che lavorano insieme. When you work with organizations. Quando si lavora con le organizzazioni. Or with individuals, with yourself. O con gli individui, con te stesso. I have a lot of shit. Si può dire beh, c'è tanta merda intorno a me. Yeah. Sì. I am not perfect. Non sono perfetto. I have lots of patterns. Ho tanti schemi. That are not very nice. E non sono particolarmente belli. The same as system. È la stessa cosa per il sistema. Yeah. Now an alchemist knows that. Ora un alchimista questo lo sa. And is not afraid
of caca. Non ha paura della caca. An alchemist takes all these things into a pot. E l'alchimista mette tutto questo in una grande pentola e lo cucina. Lo cucina, ah, huele, dice, però it trusts, it cooks it. E lo cucina, sta lì a cucina. Until you get gold. Fino a quando non esce l'oro. So in process work. E quindi nell'arte del processo. We believe that if you dive into what's difficult. Crediamo che se entri a fondo in ciò che è difficile. In the heart of the difficulty. Entri davvero nel cuore della difficoltà. It's the gold for the solution. Questo è l'oro per la soluzione, per trovare la soluzione. Okay. So if there is a huge conflict. Quindi c'è un enorme conflitto. In an organization. Nell'organizzazione. From this, an alchemist comes. E in questo caso viene l'alchimista and says, e dice: what a wonderful conflict we have. Che meraviglioso conflitto che abbiamo. How qui. Exciting. Come entusiasmante. How many components. Quanti componenti. Good Lord. Accidenti. Let's cook. Beh, cuciniamo. Let's look at it. Dai, diamo un'occhiata. Yeah. Let's stay with it. Restiamo incollati alla situazione. Yeah. And let's see if we can go deeper e vediamo, than the presenting issue. Vediamo anzi se riusciamo ad entrare ancora più a fondo nella questione. Yeah. So that we can go finding. Per poter andare a trovare l'oro. Because the conflict is just the presenting issue. Perché il conflitto è solo la questione esterna, esteriore. It's a little bit of the iceberg. Ed è solo una piccola parte dell'iceberg. If you go deep, ma se si va a fondo, you are gonna really find what wants to be expressed. Troverai davvero ciò che vuole essere espresso. Yeah? So it's the same with our own patterns. E quindi è la stessa cosa con i nostri schemi. I look at Anna. Guardo Anna. And I say, God, Anna, you were so, so rude and nasty with your partner. E dico, accidenti, Anna, sei stata davvero maleducata, sei stata davvero cattiva con il tuo you partner. You keep treating your partner in a way that is not good. Continui a trattare il tuo partner in un modo che non va bene. So I can do two things. E quindi posso fare due cose. Yeah? I can say... Posso dire... Well... Beh... I'll change it. Vabbè, sì, dai, cambio. But I want, you know, I think tomorrow is another day. Però, dai, domani è un altro giorno. Yeah? Or I can say how interesting. O posso dire, how rude I am. È interessante vedere quanto sono cattiva, maleducata. I wonder why. E mi chiedo perché. Let me go deeper. Andiamo più a fondo. Let me look at Anna really deeply. Voglio vedere Anna veramente nel profondo. And let me really see what is she really feeling. E voglio vedere che cos'è che sta veramente provando nel profondo. What was she feeling before she became rude? E che cosa stava provando prima di diventare maleducata? So you go deep into it. E quindi si entra nel profondo della questione. And that's an alchemist. An alchemist can do that. Most of us are afraid to do that. Questo è ciò che fa l'alchimista. Ma molti di noi hanno paura di fare questo. So, Jungian psychology just gives us lots of tools in order to amplify and unfold processes. E anche la psicologia junghiana ci dà molti strumenti per poter vedere vedere più a fondo i vari processi. And I will show you some of them. E ve ne mostrerò alcuni. Yeah, a few of them. Giusto yeah? Un paio. Then the other thing is fisica quantica. How do you say that in fisica quantica? Yeah. The reason why we work with fisica quantica is because we work with systems theory. E il motivo per cui lavoriamo con la fisica quantistica è perché lavoriamo con la teoria dei sistemi. And that means. E questo significa. One of the things it means. O almeno una delle cose. One of the things it means is that in this very moment. Significa che in questo preciso istante. The past. Il passato and the future e il futuro are here. Sono qui. Okay? So, that's what it means. It also means the quantum physics means that if in China there is a butterfly that goes like this. La fisica quantistica significa anche che se in Cina c'è una farfalla che sta volando, you feel the flapping of the wind in the other part of the world. Si può avvertire lo svolazzare della farfalla dall'altra parte del mondo. So, if in quantum physics with groups. Quindi nella fisica quantistica in caso di gruppi. Okay. So imagine this is my family. Immaginiamo questa è la mia famiglia, ok? And I usually relate with my mother.
like this. E in genere io mi relaziono con mia madre in questo modo, proprio direttamente. And I go, lei mi dice qualcosa e io reagisco. Okay? Full front. Proprio in maniera diretta. Yeah? Now, fisica quantica means. Ora la fisica quantistica significa that if I start to relate to my mother, I reposition myself. Che nel momento in cui mi relaziono con mia madre mi devo riposizionare. Okay? Now in the moment I reposition myself. Ora nel momento in cui mi riposiziono, there is no option. Non ci sono opzioni. The whole system is gonna change. Tutto il sistema cambierà. Everything. Tutto. So change. Quindi is that simple. Il cambiamento è così semplice. And that complicated. È anche così complicato. Why? Perché? Because my natural, my initial, how can you default, my default position. Perché la mia posizione di base, quella classica, is who do I want to change first, me or my mother? Devo vedere chi è che voglio cambiare per primo, voglio cambiare me o mia mamma? Mi mamma. La mamma, no? Yeah? Giusto? Se mia mamma fuera differente, I would be happier. Se mia mamma fosse diversa, sarei più felice. O mio papà. No? O mio papà. Yeah? O yeah, però mamas get very bad reputation. Però le mamme hanno una pessima reputazione, lots no? Lots of transference. Yeah? Lots of? Transference. Transferenza. Tanti. Yeah. Tanti yeah. Transfer. Povere mamas. Yeah. So, that's why I don't change. Quindi, that's why nothing changes. Ed è per questo che nulla cambia. That's why it's so difficult. Ed è per questo che è così difficile. Because I forget. Perché mi dimentico. All you need to do. E tutto ciò che bisogna fare. Just move a little bit. È solo spostarsi un pochino. It may not be perfect. Forse non sarà perfetto. You may not like how the system changes. Forse non ti piacerà come cambia il sistema. But it will change. Però cambierà. Okay? Because you reposition yourself. Perché tu ti sei riposizionato. So that's quantum physics. Quantum physics means that we are all interconnected. La fisica quantistica significa che siamo tutti interconnessi. So the field of connection is one. E il campo di connessione è uno, è singolo. It's composed of individual particles. Ed è costituito da particelle individuali. Individuali, like us. Come noi, no? Individuali. Yeah? Individual particles. But if one particle repositions itself, ma se anche una sola particella si riposiziona, the whole field has to readjust. Tutto il campo deve riaggiustarsi, deve risistemarsi. That's it. That's quantum physics. Questa è fisica quantistica. Tutto yeah? qui. So that's why through this methodology, through this world view, ed è tramite questa visione del mondo, questo modo di vedere il mondo, a world view that we call the braided way. E questo è un modo di vedere il mondo che chiamiamo un modo intrecciato. Because it has many different world views braided. Perché ci sono molte visioni, appunto, intrecciate tra di loro. Now, one aspect that I talked about before is Taoism. Poi un aspetto di cui ho parlato anche prima è Taoismo. Anybody knows what Taoism is? Sapete che cos'è il Taoismo? So Taoism is a practice that comes from China. È una pratica che viene dalla Cina. Yeah. And Taoism, yeah, they don't talk about God. E in Cina non parlano, nel Taoismo, non parlano di Dio. They talk about the Tao of things. Parlano del Tao delle cose. Yeah, the Tao of things, yeah, it's the rhythm, the natural river of life. E il Tao delle cose è il ritmo, il fiume naturale della vita. Yeah, it's like the breath. È come il respiro, l'alito. Yeah? And in quantum physics is the quantum field. Nella fisica quantistica si parla dell'unicità del campo. In no? Christian philosophy they call it God. Nella filosofia cristiana lo chiamano Dio. Yeah? In Greece, in Greek times, they used to call it the unus mundus. Nella Grecia antica lo chiamavano l'unico mondo. Okay? Now, this is what I said before, the Tao has its natural rhythm. E così il Tao ha il suo ritmo naturale. To birth. Nasce, c'è la nascita. And to die. E c'è la morte. And to birth. E poi si nasce. And to die. E si muore. Yeah? And it has equilibrium. E c'è un equilibrio. Yeah? If you do some of you know this symbol? Conoscete questo simbolo? Yeah? So it has equilibrium between
these different parts. C'è proprio equilibrio tra le parti. Do you know this symbol as well? E quest'altro simbolo lo conoscete? This one. Questo? Yeah. The natural rhythm. È il ritmo naturale proprio. So, most of us are swimming against our natural rhythm. E quindi la maggior parte di noi sta andando contro al ritmo naturale. I'll give you an example, a personal example that is painful, but it was one of the biggest lessons of my life. Condivido con voi un'esperienza personale molto dolorosa, però una delle principali della mia vita. So in my family, lots of people have died of cancer. Nella mia famiglia molte persone sono morte di cancro. Now, I couldn't understand it. E non riuscivo a capire. I felt that we were being punished. E mi sentivo come se eravamo puniti. So, one day, e quindi un giorno, I decided to look at to apply my own theory. Ho deciso di applicare la mia teoria. And I talked to my teachers. E ho parlato con i miei insegnanti. And I said to them, I don't understand what's the natural rhythm. E ho detto loro, non capisco qual è questo ritmo naturale. My uncle Emilio, one of the brothers of my mom that I adore, the last one that died. È uno, mio zio Emilio, il fratello di mia mamma, lo zio che proprio adoravo, è l'ultimo che è morto. He had cancer everywhere. Aveva cancro da ogni parte. I went to see him. E sono andata a vederlo. And I just was so angry. Ed ero arrabbiatissima. And he looked at me. E lui mi ha guardato. And he said, Anna, e mi ha detto, Anna, I'm walking my own rhythm. Io sto camminando nel mio ritmo. I'm coming to my death. Sto giungendo alla mia morte. And I have accepted it. E l'ho accettato. Now that has to do with the natural rhythm. Ora, questo ha a che fare con il ritmo naturale. He didn't stop fighting. Lui non ha smesso di combattere. I'm not talking about giving up. Non sto parlando di rinunciare. Natural rhythm is not about giving up. Il ritmo naturale non ha nulla a che fare con il rinunciare. No, lui ha combattuto fino alla fine. He tested. E lui ha messo tutto alla prova. What was his natural rhythm and his tempo through different things, from medication to this, to that, many things. E ha seguito il suo ritmo naturale, ma comunque curandosi, usando medicine. Yeah. Okay. But one day, ma un giorno, he had a dream. Ha fatto un sogno. And in this dream, he saw his death. E in questo sogno ha visto la sua morte. And he woke up. E si è svegliato. And he was a different person. Ed era una persona diversa. Yeah. And in that moment I understood. E in quel momento ho capito. I really understood the Tao. Ho capito davvero il Tao. I understood that the Tao does not discriminate between life and death, or good or bad. Ho capito che il Tao non fa discriminazione tra la vita, la morte, o il bene o il male. Things, life has a natural rhythm. Le cose, la vita, il tutto ha un ritmo naturale. And that day, e in quel giorno I stopped fighting so hard. Ho smesso di combattere così duramente. And my life, my quality, the quality of my life has changed. E anche la qualità della mia vita è cambiata. Yeah. That doesn't mean I won't fight. Questo when I need to. Significa che non combatto quando è necessario. But I can fight in two ways. Ma posso combattere in due modi. I can fight like a lion that knows it's time to go hunting. Posso combattere come una leonessa che sa che è il momento di andare a caccia. Yeah. It's my time to hunt. È il mio momento di andare a caccia. Yeah. Okay. That's one way to fight. Quello è un modo di combattere. Yeah. Or, oppure, I can fight like one of those lions that are in a circus. Posso combattere come uno di quei leoni nel circo. Yeah. It's not time to hunt. Non è il momento di andare a caccia. But I feel I should because of the circumstances. Però mi sento come se dovessi farlo a causa delle circostanze. Yeah. Yeah. I am going against my natural rhythm because of the circumstances. Vado contro il mio ritmo naturale a causa delle circostanze. So it's very difficult to find my rhythm in a society. Quindi è molto difficile trovare il mio ritmo in una società. That tells me. Che mi dice all the time that I should be like that in order to be successful. Che mi dice continuamente che devo essere in un certo modo per avere successo. So this is at the heart. This is really at the heart of the quality of your facilitation if you are interested
in supporting systems, groups, individuals. Quindi questo è davvero alla base, il centro della qualità. If you have an attachment as a facilitator, se volete essere appunto facilitatori in gruppi e quant'altro, se avete questa tendenza di essere facilitatori, di voler aggiustare le cose, I come and I finish the session and it looks pretty. Ah, vengo qui, finisco appunto la sessione, è tutto bello. You're gonna suffer. Beh, alla fine soffrirete. Because sometimes the natural rhythm is that the situation needs to look difficult. Perché a volte il ritmo naturale significa che la situazione deve sembrare difficile. Right? Deve essere difficile. Yeah. So this is really at the heart of your long-term sustainability as a facilitator. Quindi questo è davvero al cuore della sostenibilità a lungo termine in quanto facilitatore. Yeah, this is what will help you sleep. Questo è ciò che ti aiuterà a dormire. Yeah, this is it. So we're gonna have a little break here. Quindi adesso, that's okay. Se va bene, facciamo una breve and pausa. And then we'll come back, open to some questions. E yeah? Al ritorno potete fare eventuali domande. And I want to do a small little exercise about rhythm. E poi voglio fare un esercizio a proposito del ritmo. Something little, I'm changing my plans as I go along. E in questo momento sto già cambiando i programmi mentre si sta svolgendo la mattinata. It's very normal in me. Yeah. Ma questo per me è molto normale. So we're gonna do something little about rhythm and then we're gonna start talking about leadership and engagement. Quindi faremo qualcosa appunto sul ritmo. And I'm gonna try to do it in a way that is participatory. E poi parleremo okay? della leadership. Otherwise I get bored of my own voice. Parleremo della leadership dell'impegno, però lo faremo okay. in maniera molto così. Dinamica. Yeah, 15 minutes, is that okay? 15 minuti, okay. Va bene? Great, thank you. You're I just want to open a space if you have some questions. I mean, we are going to deepen in some of these concepts through the week. Oh, through the week, through the two days. Allora, volevo giusto aprire la possibilità a eventuali domande. È vero che parleremo ancora di queste cose durante il fine settimana, però se avete domande in questo momento. E per la mattina empezamos. Come si dice lento? In English. Yeah. In the morning we start slowly. La mattina si inizia lentamente. And then slowly through the days we let the horses run. E poi lentamente nell'arco delle giornate lasceremo correre i cavalli, no? Yeah. So, alguna pregunta, alguna? Mi sono persa il canale, cioè comunicativo, visivo, cinetico, sensoriale. Faltan dos. She lost the channel. Sì. So, so sta el auditivo, ok? Sta visual, visivo. Ok? Kinestetico, proprio accettivo. Yeah? Che è come sensoriale. Sensoriale. Che è proprio accettivo. Yeah? Yeah. Luego sta il relazionale. Relazionale. Was that the fifth one? No. She's asking us a number in the like list. That's the fourth. Il quarto. Relazionale. Visual. Quindi visivo. Visivo. Auditivo. Auditivo. Kinestetico. Kinestetico. Proprio accettivo. Quarto, il proprio accettivo. Proprio accettivo. Sensoriale abbiamo usato, no? Il sensoriale. Sì, che è il sensoriale. Quinto, relazionale. Relazionale. Relazionale, esto es algo que esta tarde vamos a trabajar, este canal. In English. This afternoon we're going to work with the relationship channel. Quindi questo pomeriggio lavoreremo col canale appunto relazionale. In the relationship channel. Nel canale relazionale all the others come into play. E tutti gli altri canali poi interagiscono. Yeah? Yeah. So, and then the fifth one, è il quinto, which we will spend the whole of Saturday on the fifth channel. E per tutta la giornata del sabato Sorry, lavoreremo sul sesto, the channel, the world channel. È il canale del mondo. Okay? The world channel. So I'll talk a lot about that one on Saturday. Quindi sabato parlerò molto di questo. It is the way the world engages with you. È il modo in cui il mondo interagisce con te.
and the way you engage with the world. È il modo in cui tu interagisci con il mondo. I don't know if you know about Jung, parlava di synchronicities. Jung parlava di sincronicità, sincronismo. That is a way in which the world talks to us. Ed è il modo in cui il mondo ci parla. Suddenly you are in a bookshop. Improvvisamente sei, per dire, in una libreria. And a book falls. E un libro cade. Just like that. Così. And then you take it. E poi prendi in mano il libro. And you know it's for you. E sai che è per te. It just happened. E accade, people, no? People say casualitate. Le persone dicono che è casualità. Jung says synchronicity. Jung dice, no, è sincronicità. Yeah, the world is talking to you. Il mondo ti sta parlando. Yeah? So that's the world channel. E quindi quello è il canale del mondo. Is that helpful? È stato utile? Una pregunta más? Altra domanda? Ok, we continue? Possiamo continuare allora? Ok, so we're gonna do a very small, simple exercise. Allora, faremo un esercizio molto semplice. About rhythm. Sul ritmo. Ok, so for this, I need you all to stand up and move the chairs to the back. Quindi dovreste tutti alzarvi e spostare le sedie. Grazie. Non contro il muro. What I need. What's her name? And what I need for Jenny, so that Jenny is safe. Perché Jenny sia al sicuro. I want her to be safe. Voglio che sia al sicuro. She doesn't do exercises if they're too complicated. No, this one is simple. No, è molto semplice questo. And I want to invite you to try it, Anzi, Jenny. Ti invito a provarlo. È molto so semplice. What I need for Jenny is all these cushions out of the way. Quindi anche i cuscini devono essere tolti, grazie. And this. And then we'll put it back. E poi rimetteremo tutto a posto. So I'm going to ask you, Melania, to do it with Jenny. Yes, sure. Okay? You're going to be Jenny's partner. Okay. Okay, very good. Okay, so you need to do this exercise happens in pairs. Allora, questo esercizio si fa in coppia. Okay, so I need you to find a person, and one person is going to stand like this in front of you, and another person is going to stand in the back. Quindi dovete trovare la persona con cui lavorare, e una persona si mette davanti e l'altra dietro. Okay. Just if Quindi, you can do that, then I'll explain. Mettetevi in coppia, così poi continuiamo con la spiegazione. Okay. So, start the other way around in your case. Yeah. Okay. So this is an exercise about rhythm. Allora, questo è un esercizio sul ritmo. And it's also an exercise to start to wake up your proprioception channel. Ed è anche un esercizio per risvegliare il canale Let's call it sensoriale. Propriocettivo. Sensoriale. Diciamo sensoriale. Ok, simpler. È più semplice. So, the way it works, is I'm going to share it with Melania, and then you go behind Jenny. So, Melania is going to close her eyes. Quindi Melania deve chiudere gli occhi. Ok. And I am going to use my hands. E io con le mani. And I'm going to put them on her shoulders. Metto le mani sulle spalle. Yeah. And very slowly. E molto lentamente. I'm going to start to take Melania with her eyes closed through this room. Inizierò a far muovere Melania con gli occhi chiusi, appunto, and you are all here. In questa stanza. So I am the one that has to connect to the rhythm that is safe for Melania. Quindi io devo collegarmi con il ritmo che è sicuro per Melania, che ha gli occhi chiusi. Melania can have her hands like this for protection. Per iniziare, Melania può anche estendere le mani per avere quel senso di protezione. Okay. Your job, Melania, is to really notice your sense of safety. E tu, Melania, devi davvero avvertire il tuo senso di sicurezza. While you put your rhythm in my hands. Mentre metti il tuo ritmo nelle mie mani. Okay. So I am going to test
your rhythm. Quindi io proverò il tuo ritmo. And whenever you feel safe, you can bring your hands down. E quando ti senti al sicuro, okay, puoi abbassare le mani. Okay? So all I'm going to do is just take some time to start to test her rhythm. Quindi inizio a testare il suo ritmo. Yes, it's fast. Yeah? You need to really test. And Melania, just notice which rhythm feels the most natural for you. Basta avvertire qual è il senso più naturale, no, Melania, per te. Okay. And then slowly when I ring the bell, e poi you're gonna pause. Quando sentirete suonare la campanella, dovete fermarvi. Okay. And then we're gonna swap. E poi vi scambiate. Gonna do the other way around. And then at the end we're gonna have a few minutes each to talk about. Melania's gonna say to me which one was most natural for you. Not the super fast and not the slow. Something in the middle. Uh-huh. Can you show me? Yeah, it was like something like this. Uh-huh. E poi alla fine ci si parla, appunto, ci si chiede qual era il ritmo più naturale, nel caso di Melania era questo, quindi non troppo veloce né troppo lento. Great. Now rhythm comes with a swagger. Ora, il ritmo viene proprio con questo movimento, did you no? See the swagger avete of visto Melania? Questo movimento un po' you see it? Ondeggiante? Yeah, it comes with with a movement, yeah? Il ritmo viene con questo movimento. So, when the person is doing rhythm for you, also allow your body, yeah? Quindi quando la persona dietro di voi vi sta creando, no, seguendo questo ritmo, permettete al corpo di ondeggiare, di muoversi. Now, we may feel like, God, this is stupid or a bit shy. Forse potremmo sentirci come, ma è un po' stupido, mi sento, no, mi vergogno. But it's very important because most of us, when we come into a group. Ma è molto importante perché la maggior parte di noi poi rientra in un gruppo, no? We marginalize our rhythm. E quando entriamo in un gruppo, noi proprio mettiamo da parte il nostro ritmo. And we adopt a rhythm in order to belong. E adottiamo un ritmo per poter appartenere al gruppo. Because we think that our rhythm is not going to be welcomed. Perché crediamo che il nostro ritmo non sarà ben accetto. So many of us go with the majority. Quindi la maggior parte di noi poi segue la maggioranza, no? Then about a month later, poi un mese dopo, we start to get angry. Iniziamo ad essere arrabbiati. Because our rhythm wants to come out. Perché il nostro ritmo vuole uscire. And that's when conflict begins. E poi è lì che subentra il conflitto. Yeah? So what I want you to notice is just explore a rhythm that feels natural to you. Quindi vi invito a esplorare quel ritmo che vi viene naturale mentre la persona vi sta guidando. So when you are driving the person, just give them different experiences and the person doing it, just notice what happens to your body. Quindi chi guida deve permettere alla persona di fare varie esperienze, di sperimentare no, in generale, e chi si muove deve darsi la libertà and di notice muoversi. What feels comfortable and what feels uncomfortable. Trovate che cosa è comodo e che cosa è scomodo. Okay? So if those that are in front are gonna close their eyes. Quindi chi è davanti nella coppia deve chiudere gli occhi. Oh, there is a person that doesn't have. C'è una persona che non è in coppia? Sì, sì. Come, come. Vieni, vieni. Yeah. So, you are going to do it with me. E lo farai con me. Okay? Okay. So, I'm going to ring the bells and it's a silent exercise. It's allora, not about rum rum and making tons of noise. Allora, questo è un esercizio che si fa in silenzio, non è che si fanno rumori, eccetera, yeah, no? It's really about feeling the experience. E veramente bisogna riuscire a sentire, avvertire l'esperienza. And vais a notar, you are gonna notice lots of people around you as well. That's part of life. È chiaro che avvertirete anche tante persone intorno a voi, cioè questo fa parte della vita. And notice if you open your eyes why. E se aprite gli occhi, cercate anche di notare, avvertire il perché. Don't judge it. Non giudicate, just notice. Ma notatelo. Okay. Okay. So just take a moment to connect. Quindi with your prendetevi partner. Un attimo per connettervi and con il partner. Chiudete gli close occhi. In the front. Quelli davanti. And whenever you are ready. E quando siete pronti. Then you start. Potete drive. Or direct the person and explore rhythm together.
And notice how it is to accompany somebody in exploring the rhythm. E notate com'è accompagnare qualcuno nell'esplorare il ritmo. And then slowly, just slowly, e poi I want you to slow down the rhythm. Iniziate a rallentare il ritmo. And notice the quality. What is the quality of your rhythm? What makes this rhythm yours? Riflettete sulla qualità del ritmo. Che cos'è che rende questo ritmo vostro? Try it a few times again and notice what's the special quality about your rhythm. Quindi riflettete sulla qualità speciale del vostro ritmo. You can try it again, but now this time really becoming aware of the quality. Quindi potete riprovare, appunto, però essendo davvero più consapevoli riguardo alla qualità. And slowly find a place to stop. Lentamente trovate un posto dove fermarvi. And just give the person a moment to open their eyes and to breathe and to reorient yourselves. Look around the room. Find orientation. Datevi un attimo di tempo per aprire gli occhi, respirare. For those of you that can't, you don't find orientation visually. E orientarvi nella stanza, e per chi appunto ha difficoltà nell'orientarsi visivamente, then do it with the body. Let the body find good balance on the feet. Allora permettete al corpo di trovare il giusto equilibrio appunto sui piedi. Okay. And then when you feel ready, yeah, you are going to swap. Quando siete pronti potete scambiarvi. And in this case, I'm going to give you my partner Melania, so that Jenny, you can. Well, we are gonna try something. We're gonna try something. So just a minute, I want to set this up. Un attimo solo, fermi. Because I work with lots of people with different channels. So in this case, you are going to be the guided one. Okay. Yeah. Now, Jenny, you're gonna have your hands on her shoulders. Can you come? You are gonna be the eyes of Jenny. Tu sarai gli occhi di Jenny. Yeah. So. This is really about contact. You are collaborating now. So you need to feel where Jenny is going, yeah? With Melania, while Melania explores her rhythm. You need to really make sure that you keep the eyes and keep safety. So when you feel that Jenny needs to stop or shift, then you just need to make sure you let her know through your arms, through your hands, yeah? Mm-hmm. Yeah? And in your case, use the verbal channel as well, if you feel you need to, yeah? So just try it, go slowly, yeah? It's an experiment. I did it lots of times. Very good. Okay, so everybody switch. Quindi potete scambiarvi. So just take a moment to connect and start moving your partner around, let them explore their rhythm while you move them, while you are with them. Quindi prendete un attimo per connettervi e poi permettete al partner di trovare il proprio ritmo mentre vi muovete con lui. So accompany them in order for them to explore their rhythm. Quindi dovete accompagnare il partner perché il partner possa esplorare il proprio ritmo. At the same time that you are aware of the diversity in the room, you are also conscious of exploring your own. Come si è consapevoli della diversità all'interno della stanza, bisogna essere anche consapevoli della propria. And notice. As you do the rhythm, notice the slight movements that come up with it. Quando appunto vi muovete, cercate di riflettere sull'ondeggiamento, sui movimenti che producete in qualche modo. And start to notice the quality. What is the quality of your rhythm? E notate la qualità del ritmo. This quality is a particular aspect of you. Queste qualità sono aspetti particolari di te.
Something that you bring into the world. È qualcosa che porti personalmente nel mondo. And slowly find a place to settle. Trovate lentamente un luogo dove fermarvi. And again, orientation is very important. Slowly open your eyes or do it with the feet. Feel the orientation, the balance in your feet. Quindi ancora una volta l'orientamento è importante. Potete farlo aprendo gli occhi o ritrovando quell'equilibrio nei piedi. And then take a little bit of time with your partner, standing or sitting together, just to share, you know, to show your partner what was the rhythm that felt most natural to you. You can show it with movement. E ora prendete un attimo per condividere con il partner quello che era il movimento, il ritmo più naturale. Lo potete fare. And what's the quality? The quality. Lo potete fare mostrandolo e soprattutto concentrarvi sulla qualità di quel ritmo. And also share if there was something uncomfortable that happened for you and why. E condividete anche se c'era qualcosa che vi ha messo un po' a disagio e perché. Okay, so just take about, we'll take about 8 minutes together. Quindi a few minutes each. Prendetevi, sarà in totale un 8 minuti per condividere, quindi prendete qualche minuto a testa per condividere. Servono questi dopo per qualcuno o per far sedere le persone? Thank you.
So I just want to hear a little bit, a few comments, just some comments about how it was to actually consciously connect with your, it's called your natural style. Quindi mi piacerebbe sentire qualche commento su come è stato connettersi con il proprio stile naturale. Some of us struggle, we forget about our natural rhythm and style. Alcuni di noi si dimenticano appunto di quello che è il nostro stile naturale. We try to be somebody else's. E cerchiamo di essere qualcun altro. And we wonder why we feel unsatisfied. E poi ci chiediamo perché siamo insoddisfatti. So I wonder how was the experience, just to hear a little bit. Quindi, com'è stata l'esperienza? Chi vuole condividere? Ma essere guidati non è male. It's not bad to be led. It's not bad to be led. That's right, it's good, isn't it? Ma è bello in fondo, sì, no? È un po' di un po' all'altro, no? Cioè, è anche piacevole. It's actually pleasant sometimes. That's right. Because you know it's temporary anyway. Temporary. You are then back in control. E poi si è di nuovo in controllo. Yeah, it's an interesting experience to allow somebody to accompany you and almost support you. Sì, è un'esperienza interessante permettere a qualcuno di sostenerti, no? Di guidarti in qualche modo. E di dirigirti un poco. Di dirigerti. Io ho provato la sensazione che il mio compagno ho la sensazione che lui ci fosse. Mi muovevo tranquillamente. I'm feeling that my partner wasn't even there behind me anymore. I just could move freely and I didn't even feel that he was leading me. I could feel a presence. I felt the safety. But it was as if I were moving alone, actually. That's right. That's what it starts to change. That's exactly what it starts to happen. Ed è esattamente ciò che inizia a accadere quando avviene il cambiamento. Esattamente questo. You start to notice that you are in collaboration. Quindi si nota di essere in collaborazione. You are closer to your experience. E così si è più vicini alla propria esperienza. And there is a grace that comes with it. Did you notice it, like a sense of grace? E hai notato, avvertito anche quel senso quasi di grazia? Sì, era proprio piacevole. Sì. That's right. E non ho avuto paura di chiedere, come ho comunicato al mio compagno, sapevo che mi avrebbe protetta. And I wasn't even afraid I was going to fall or anything. I knew he was there to protect me, so I was just free. I wasn't afraid at all. Actually, it was pleasant. That's great. Thank you. Chiedo scusa in questa fase. Devo chiedervi però, a meno che tutti comprendiate l'inglese, però gli interventi fateli in italiano, altrimenti io devo riferire il vostro intervento in streaming e per le persone presenti. Quindi parlate in italiano, io mi spiace. Ah, lui è tedesco. Ok. And the touch is very important. When you can connect with actual touch effect, it's very important. Contact, yeah. No, say it in English and I'll say it in Italian. Touch as much as the body as possible. That's right. Contact is very important. Yeah. No, il contatto è molto importante. Especially when you are, because this is a very simple exercise, but it's really at the heart of
facilitation and working with people. Perché pur essendo un esercizio molto semplice, in realtà è proprio al cuore di quello che significa essere dei facilitatori e di lavorare con le persone. Because I can have contact with you without touching. Perché posso entrare in contatto con te senza toccarti. But you can feel my contact. Ma puoi comunque avvertire il mio contatto. So it's very important, the feeling of contact. Quindi proprio la sensazione del contatto è molto importante. Right, let me see if I understood that, because I think it's very important. So, I think I understood. You were saying that your rhythm got higher, faster. Se ho ben capito, hai detto che appunto il tuo ritmo è andato accelerandosi. Yeah. And the person, e la persona dietro di te, started to get a little bit tense. Ha iniziato ad essere più tesa, no? And you could feel the tension. E potevi avvertire quella tensione. Yeah, this is very important, because that's what I was talking about with facilitation. E questo è molto importante perché okay. Riprende quello che dicevo a proposito della facilitazione. If the rhythm of a group speeds up, se il ritmo di un gruppo accelera, and you start to feel afraid, e inizi ad avere paura, yeah, because your natural rhythm, okay, is slower. Perché il tuo ritmo naturale è più lento. Okay. This is a very important moment. Questo è un momento molto importante. Yeah. As a facilitator, I need to be able to expand on my ability to work with rhythms. In quanto facilitatore devo imparare a espandermi, ad essere più elastico nel saper lavorare con i ritmi. But I can only do that if I truly love my natural rhythm. Ma posso farlo solo se amo veramente il mio ritmo naturale. Yeah. So if I really welcome my natural rhythm. Quindi se sono disposto a dare il benvenuto, ad accettare il mio ritmo naturale, then I can complement, I can grow in other types of rhythms. Allora posso crescere in altri tipi di ritmi. So that when the rhythm speeds up and it's not my own, in modo tale che quando il ritmo accelera e non è il mio ritmo, I can find that in me. Allora posso ritrovarlo. Yeah. You see? So that's a very important moment that you noticed in that moment that there were two different rhythms. E quindi è stato un momento importante in cui avete riconosciuto che c'erano due ritmi diversi. Yeah. Who was the person? No. Yeah. How did you feel it? What was your experience? Like, is your rhythm, your natural rhythm, a little bit a different tempo? Than sì, un po' più lento. Mm-hmm. Lento. Yeah. Yeah. And in that moment when. I love this is great. It's because you need to worry. Hai bisogno preoccuparti. Yeah? In that moment, how did you manage that worry? E in quel momento come hai gestito la preoccupazione? So you supported a different direction. Sì. Quindi hai dato un'altra direzione. Oh, that's excellent. Eccellente. Oh, I love it. So this is great. So you supported a different direction. And you see, all you did is support a different direction, yeah? What you didn't do was this. To slow it down in order for you to feel comfortable. Quindi non è che l'hai rallentata per sentirti comodo, no. Hai solo cercato di ridirigere. This is very important. That's why it worked for me. Ed è per questo che ha funzionato. Sì, era un ritmo spiacevole anche per me, cioè era spiacevole il ritmo, non era giusto per nessuno dei due. Ed era bello
ci siamo rimasti tutti e due, non ci siamo fermati, lui non mi ha fermato, sento che ci stava, ma con la non è, cioè sentivo che lui stava veramente con me anche a livello di emozione, no? He was in contact. Era in contatto. Yeah, this that's great. Thank you for sharing that, and I'm really wanting all of you to park your critic. Mm. E mettete tutti da parte ovviamente qualunque senso di criticismo, di critiche. Internalized critic. Proprio mettetelo dentro, interiorizzatelo piuttosto. We must get it wrong in order to get it right. Dobbiamo sbagliare per poter fare le cose nella maniera giusta. Okay, so during these 3 days our critics must stay at home. Quindi in questi 3 giorni qualunque senso di critica deve restare a casa. Yeah, so okay. That we can explore. In modo tale che possiamo esplorare. Yeah. Any other